Madonna, regina della famiglia di Ghiaie di Bonate, è autorizzato dalla Santa Chiesa. È una notizia che molti fedeli attendevano da tempo, ma è anche una storia di fede bella e profonda, tutta da raccontare. E lì, a Ghiaie, ci aspetta Antonella Ventre. Antonellina! Ciao Lucia, eccoci ancora qui. Ci siamo spostati all'interno della cappella non solo perché è iniziato purtroppo a piovere, ma perché stamattina vogliamo portarvi qui con noi. Io tra le mani sto stringendo un quadro. Questo quadro no, voi non ce l'avete in studio perché è un originale. È quello che era sulle scale della cascina dove abitava questa bambina, Adelaide Roncalli, che stamattina impareremo a conoscere. Lei non aveva da fare, non aveva soprattutto da mangiare, e la mamma le dice: vai a raccogliere dei fiori che li mettiamo sotto al quadro della Madonna, e questo è il quadro sotto al quale andavano messi quei fiori. Da lì è iniziata una lunghissima storia d'amore che è arrivata a una prima conclusione, quella del 13 febbraio, dove la Madonna viene chiamata regina della famiglia. Ma non voglio svelare oltre, anche perché noi da qui racconteremo solo questi luoghi. Tu invece da lì potrai raccontare tutta questa storia d'amore, quindi per il momento ti rilascio la linea e io aspetto i miei ospiti, il parroco Don Marco, che invece ci racconterà che cosa è successo qui nel 1944. Allora Antonella, se mi autorizzi tu, vado, che entri, noi ti aspettiamo, chiedici la linea quando vuoi. Lucia Amur, la dottoressa Lucia Amur, ci diamo del tu tanto. Medico, chirurgo, e qualcuno può dire: cosa c'entra un medico chirurgo con tutta questa storia? Lo sveleremo tra un po'. Lucia, intanto, da innamorata di Maria Regina della Famiglia, tu hai scritto tantissimi libri, hai preso come impegno personale quello di raccontare i fatti, almeno come sono arrivati fino a noi. Come hai accolto questa notizia? Per me è stata una gioia immensa, una gioia immensa. Non pensavo, ti confesso Lucia, di vedere questa gioia da questa terra. Immagino. Pensavo, ma magari sarò già di là quando succederà. Questo per dire, tu sei l'espressione di tantissime persone, anche quelle che ci hanno fatto interessare alla Madonna delle Ghiaie di Bonate, che sulla forza di questo amore avevano creduto fin da subito. Lucia, andiamo un po' con ordine e piano piano. Tra l'altro in esclusiva avremo anche l'intervista al Vescovo, che racconta per la prima volta anche di un incontro particolare, quello con questa bambina, Adelaide Roncalli. Partiamo dai fatti. Chi era questa bambina e quando ci muoviamo? Adelaide era una bambina di 7 anni il 13 maggio del 44, era la quinta di 8 figli di una famiglia contadina. Era una bambina gioiosa, allegra, semplice, con poca fantasia, dirà il Gemelli quando farà fare a lei una perizia di 5 giorni. Una bambina assolutamente che non avrebbe mai potuto dire una bugia, sincera ma con poca fantasia, e questo è molto interessante. Antonella ci ha detto da subito un po' il senso di tutto questo: una mamma che aveva anche difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, che però aveva sempre tempo per mettere dei fiori freschi a quel quadro, sì, a quella Madonnina, e dice alla bambina: vai a raccogliere dei fiori. Vai a raccogliere dei fiori. Lei va con la sua cariolina, quella che le aveva fatto il papà Enrico, che era il suo grande gioco, il suo unico gioco, e c'è ancora lì nella cascinetta dove lei abitava, e comincia a raccogliere fiori con un'amichetta. E mentre che è lì, vede un fiore di sambuco molto bello e lo guarda, rimane un po' affascinata, però questo fiore è un po' in alto e non riesce a prenderlo, e mentre avvolge lo sguardo così a questo fiore, ecco che compare un puntino luminoso che da oriente si avvicina e poi si apre, e in 3 cerchi di luce talmente forti che nei giorni successivi lei dirà: avrò gli occhi talmente rossi, infiammati per la gran luce di questa apparizione, e vedrà la Sacra Famiglia. Questo è quello che lei riferirà. Io intanto diamo un attimo le date. Stiamo parlando di apparizioni che partono in un mese specifico, che è il mese di maggio del 1944. Ce ne saranno ben 13 di queste apparizioni. Attenzione. Tempi durissimi, è un'Italia affamata dalla guerra che vede protagonista questa bambina. Dobbiamo fare un distinguo, lo facciamo subito Lucia. Sulle apparizioni, al momento, la Chiesa ha un'idea molto chiara, il non constat, cioè al momento non ci sono dati
che ci fanno capire il carattere soprannaturale di queste apparizioni. Dall'altro, però, si è scatenata così una storia di fede così autentica e profonda che il culto verso questa regina della famiglia non può più essere ignorato, ed è questo che ha il via libera dalla Chiesa. Tolto questo dubbio, alle 9, 11 e 26 noi siamo sereni di poter continuare. Lucia, cosa succede in queste, dobbiamo chiamarle, presunte apparizioni? Cosa racconterà Adelaide di tutto questo? Adelaide scriverà nell'adolescenza un diario che poi porterà sempre con sé per non dimenticare mai le parole della Madonna, e questo diario sarà trovato da padre Raschi nella sua borsetta, e noi conosciamo questo diario per questo motivo. Lei riscriverà le parole che la Madonna le dice di sera in sera e che sviluppano una catechesi bellissima, una catechesi per la famiglia, per l'unione della famiglia, per la santificazione. Lei dice, la bambina dice, la Madonna vuole famiglie sante tra le sue mani materne, non famiglie buone, abbastanza buone, ovvio sante. E dà queste indicazioni semplicissime, peraltro, perché essendo lei così piccola non si poteva fare a lei un discorso teologico complesso. Era una bimba che parlava neanche l'italiano, cioè il bergamasco, il dialetto di quelle zone. E la Madonna parla lei in bergamasco, dice Adelaide, riferisce questo. Allora, ci fermiamo a questo racconto bellissimo per dirvi che qualcosa cambia, trasformerà quei luoghi per sempre. In quei luoghi c'è la nostra Antonella. Antonella, quel racconto spetta a te. Andiamo. Più che a me, Lucia, aspetta a Don Marco. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a chi è in studio. Don Marco, parroco di questa parrocchia, Lucia in studio ci dicevano come questi luoghi sono cambiati dopo le apparizioni ad Adelaide, le presunte apparizioni ad Adelaide. Noi tra poco vedremo delle immagini, le immagini della cascina poverissima dove abitava, le stiamo vedendo in questo istante, dove abitava Adelaide. Ringraziamo anche la signora Elena che ci ha portato quel quadro che avete visto prima e che ci ha aperto la cascina. Come una bambina così semplice ha cambiato un po' questo luogo? Beh, quello che avete già sentito è già un racconto molto profondo. Noi qui dobbiamo dire che ci troviamo in questo luogo che sorge appena dopo le apparizioni, quindi dal giugno del 1944. C'è da sottolineare una cosa. Ghiaie allora era parrocchia da poco più di 20 anni, dal 1921, settembre 1921. Fu un tragitto molto complesso, una borgata di poche case, qualche cascina, e quindi alcune di queste cascine erano sparse completamente in questa radura lungo il fiume Brembo, il nostro fiume. Ad un certo punto questa apparizione sembra unire queste cascine. Perché? Perché il tratto di strada che si forma è un tratto di strada fisico ma anche spirituale, molto più profondo di quello che c'era. Non dobbiamo dimenticare che la cascina Il Torchio, sopra e sotto, sono due cascine, veniva detta la cascina più distante dal paese, ma non solo per l'idea fisica, ma soprattutto per l'idea spirituale. Quelli del Torchio sembravano i più distanti. Quelli del Torchio, posto dove abitava questa bambina Adelaide. Viene poi costruito questo spazio, che in realtà è un luogo di preghiera all'aperto, e ripercorre un po' proprio quello che raccontavano, quell'apparizione con una pietra che era all'inizio tra le due colonne e poi il luogo dove noi vediamo invece il quadro alle nostre spalle. Sì, nasce questo luogo per volontà dell'allora vescovo di Bergamo. Si discute molto sulla sua posizione, la posizione di Monsignor Bernareggi, che fu un grandissimo vescovo, ma fu lui a volere questo luogo, quasi per salvaguardare l'idea. Racconterà meglio poi Lucia di questi eventi. Tre furono i progetti: una chiesa che non venne costruita, una piccola cappella che nemmeno venne costruita, e questo luogo, un luogo molto semplice che è costruito con dei tubolari di una grande ditta che allora c'era e c'è ancora, e l'altare costruito sopra la grande fossa che i pellegrini involontariamente crearono portandosi a casa manciate di terra, perché lì si diceva il luogo dell'apparizione. Voi poi avete apposto un quadro della Madonna che qui assume il ruolo di madre
più grande, quella che protegge non solo i suoi figli ma tutte le famiglie. Sì, anche qui c'è una storia molto interessante da raccontare in brevissimo. La cappella sorge con un crocifisso che oggi si trova a lato della cappella. Negli anni 90 posero un mosaico, che anche questo oggi è a lato della cappella, e che racconta di una delle apparizioni, quella con Maria, Giuseppe, il bambino e gli animali, e forse l'apparizione più complessa. In ultima analisi il mio predecessore portò anche, raccontandolo ad Adelaide, il quadro che fu di Adelaide, un quadro che una pittrice genovese donò nel 59. Io ti interrompo, Don Marco, ci fermiamo qua perché ci vediamo nel prossimo collegamento, Lucia. Ovviamente finiremo il racconto di questo quadro, ma soprattutto, lo avete visto, ci sono tantissimi ex voto che vengono portati qui alla Madonna. Noi abbiamo incontrato alcune di queste testimonianze che dalla Madonna hanno ricevuto tantissime grazie, quindi nel prossimo collegamento vi racconteremo la devozione a questo luogo e come mai Maria abbraccia tutti i suoi figli che vengono qui a pregare. Don Marco rimane con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Bellissimo collegamento, Antonella, pieno di cose che spetta a voi raccontare. Don Marco, mi sono rubata, ho preso un po' di appunti, questo spunto, la Madonna che li vuole uniti, già nell'immediato dopo presunte apparizioni. Io chiedo scusa a casa, noi siamo anche Chiesa, espressione della Chiesa italiana come TV 2000, parliamo di presunte con grande delicatezza, con grande rispetto anche nei confronti di chi crede e ha il diritto di credere che quelle apparizioni siano già avvenute. Però ci teniamo, se non altro, rispettosi di quello che è il pronunciamento della Chiesa. Don Marco ha detto una cosa, il primo effetto immediato è l'unione delle cascine, come a dire che l'unione è la condizione imprescindibile perché una famiglia sia santa. Se questo è vero per la Madonna della famiglia è fondamentale. Sì, è fondamentale. E questa santità passa attraverso delle cose semplici che sono alla portata proprio di tutti: la pazienza, la mitezza, la fedeltà, la fortezza, il farsi coraggio nelle difficoltà, la preghiera come strumento essenziale per mantenere queste virtù e il silenzio familiare, questa virtù particolare che in nessun'altra apparizione mariana la Madonna segnala, il silenzio familiare. Io penso che sia il silenzio di Maria, quel silenzio che medita, che osserva, che si domanda come poter aiutare gli altri. Pensiamo a Cana, no? Dove lei vede che manca il vino e lo dice, perché se ne accorge lei. E il silenzio di quando lei accoglie l'angelo, il silenzio di quando Giuseppe le racconta il sogno e quindi l'accoglie come sposa. E il silenzio di quando vede arrivare i pastori che portano la notizia che in cielo gli angeli cantavano Osanna. Quel silenzio che lei ha conservato quando sono arrivati i magi portando dei doni strepitosi in un luogo poverissimo. Ecco, quanto silenzio Maria ha fatto per meditare queste cose. Ecco, è questo. Lucia, c'è anche un altro silenzio che noi dovremo raccontare, che è quello che questa bambina che voi vedete, bellissima questa immagine, un po' già ragazzetta, Adelaide ha scelto per buona parte della sua vita. Diciamo anche con grande serenità, ma proprio per rispetto alla verità, che la vita di Adelaide è stata durissima anche a causa di uomini e donne di chiesa che sono stati implacabili con lei, visto che era una bambina di pochi anni. Sta di fatto che ad un certo punto della sua vita lei sceglie il silenzio e la consegna a Dio più assoluta, l'obbedienza totale alla chiesa. Perché la gente del popolo, in un certo senso, crede ad Adelaide? Perché in un'Italia del dopoguerra piena di fame, milioni di persone si portano a ghiaie? Perché Adelaide è una testimone, perché chi vuole portare qualcosa, inutile che parli, deve essere testimone di quello che vuole portare. Così noi genitori, è inutile che insegniamo una cosa ai figli, poi ci comportiamo diversamente. Certo. Possiamo stare proprio zitti e loro vedono come ci comportiamo. E lei è una testimone di ubbidienza alla Chiesa, una testimone di quello che la Madonna dice a lei, ti premierò, sarò vicino a te se il tuo martirio sarà sereno. Usa la frase Aleger, ma Aleger in dialetto, perché bisogna studiarlo il dialetto, certo, non è traducibile in un italiano immediato. Vero. Aleger vuol dire sereno, quindi questo martirio che più volte le viene predetto dalla Madonna sarà sereno. E quando la prima volta lei riceve questa notizia nella seconda apparizione, torna a casa felicissima. Quindi lei ha assolutamente vissuto questa notizia
non bella, di un martirio previsto, come qualcosa che era talmente superata dalla certezza della frase che più volte Maria le dice: non piangere perché dopo ti porterò con me in cielo, avvolta in turciada det, che vuol dire avvolta strettamente. Era la frase che nel dialetto si usavano le mamme, che quando allora c'erano pochi mezzi, i neonati, per tenerli caldi li inturciavano det, sì, nel loro scialle. Quindi era un modo per tenere molto caldo un bambino fragile, l'espressione piccolo. Assoluta e più bella dell'amore di una madre, ecco, ecco. E immaginate queste parole dette a una bambina di 7 anni. Attenzione, c'è anche il tuo incontro con Adelaide, che avrai, sì, fatto qualche giorno prima che se ne andasse, al quale arriveremo tra poco. Torniamo a Ghiaia, torniamo prima di andare poi al grande pronunciamento del vescovo di oggi. Antonella, a te, a Don Marco. Sì, Lucia. Ci siamo spostati dall'altro lato perché qui è iniziato un rosario. Tutte le mattine alle 9:30 inizia un rosario. Don Marco, prima di vedere le testimonianze delle persone che hanno ricevuto le grazie da questa Madonna, diciamo chi sono le persone che vengono qui. È interessante dire chi sono. Io direi subito il popolo di Dio, e questo dice molto per il culto che è stato attribuito a Ghiaie. Soprattutto famiglie, persone con situazioni familiari, matrimoniali anche difficili. Qualcuno sorridendo dice: questa è una Madonna dove molti uomini vengono, tante situazioni difficili di famiglie, padri di famiglia che stanno magari soffrendo, che hanno situazioni anche di salute dei figli, sono qui. E quindi la Madonna della famiglia, anziani, la preghiera per i nipoti, per i bambini, e persone che con fedeltà tutte le mattine, a qualsiasi clima, oppure la sera, oppure la notte, sono presenti qui a Ghiaie. Quindi è un luogo aperto rispetto a tutti gli altri santuari, non ha cancelli. È un luogo in cui chiunque può venire di giorno e di notte. E sono infatti tante le testimonianze che abbiamo raccolto venendo qui, Lucia. Abbiamo voluto metterne in un servizio solo 3. Due tipi di famiglie completamente diverse, una moglie e un marito che pregano per i loro figli e una mamma che chiede a questa Madonna di avere un'altra figlia. Guardate la loro testimonianza e poi ci rivediamo da qua. Mi chiamo Maria Grazia, sono sposata da 37 anni con mio marito Salvatore e siamo devoti della Madonna delle Ghiaie. Sono Laura, ho 41 anni e sono mamma di due bambine, due ragazze, Marta e Rachele. È nata in un momento particolare, quando lui non è stato bene, e siamo venuti qui per caso. Poi non abbiamo più potuto farne a meno. Noi passano 10 giorni, 15 giorni, dobbiamo venire perché lei è la nostra forza, è la nostra, e sono le pile di ricarica. Beh, io in passato sono stato operato e naturalmente ho chiesto alla Madonna una guarigione che mi facesse guarire da questa malattia, e così è stato. Grazie ad una carissima mia amica che mi ha consigliato in un momento particolare della mia vita questa novena alla Madonna delle Ghiaie, perché desideravamo tanto una seconda figlia, ma per problemi personali non riuscivamo ad averla. Per cui questa carissima amica ci ha invitato a fare questa novena alla Madonna delle Ghiaie, e avevamo scelto la domenica proprio per condividere con mio marito questo momento particolare, e quindi tutte le domeniche venivamo tutti presi, speranzosi di avere questa grazia. E siamo venuti per la prima, la seconda, la terza domenica era una domenica speciale perché io in quella domenica avevo rivestito il ruolo di madrina. E quella sera, tornando a casa, ho rifatto per l'ennesima volta il test di gravidanza, e grazie al cielo, grazie, una grazia ricevuta, ero positivo. Sappiamo che è la regina della famiglia, affidiamo i nostri figli, il loro matrimonio, le loro cose, la nostra vita, la nostra quotidianità, perché non è facile vivere tanti anni insieme senza avere un punto di riferimento, e la Madonna è quello.
Rachele ormai ha 11 anni, è la nostra gioia, e quindi è stata proprio una grazia, è un abbandono fiducioso, è un abbandono totale. Lei non ti deluderà mai. Queste sono solo alcune delle testimonianze che abbiamo raccolto qui, Lucia, ma ti assicuro che sono tante le famiglie che vengono. E io per il prossimo collegamento avrò proprio una persona che è tanto devota a questa Madonna e che tanto si opera per costruire questo luogo. È un'amica di Lucia, però ti voglio salutare con una frase che la leggo da qui, ed è di Giovanni Paolo II, e dice: fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante tuo figlio Gesù Cristo nato da donna e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità e un vero santuario della vita e dell'amore. Ci rivediamo tra poco proprio per raccontarvi di questo santuario della vita e dell'amore che è la famiglia, come visto qui a Ghiaia di Bonate. Ci vediamo tra pochissimo. Bellissimo, Antonella, grazie. Ringrazio anche Don Marco che ci ha fatto fare questa immersione nella spiritualità di questi luoghi. Le storie che abbiamo visto sono emblematiche. Il fatto che sia regina della famiglia, il fatto che quella cappellina sia completamente aperta, Lucia, ci fa pensare al fatto che la Madonna abbia capito l'emergenza famiglia. Una sosta davanti a quei luoghi cosa comporta? Guarda, comporta la sensazione fortissima di una presenza dolce che ti avvolge, che ti accoglie, che ti aspettava. Io quando vado lì non andrei più via, che piova, che ci sia il sole, che faccia un tempo ventoso, perché non avendo pareti, certo, se c'è il vento, tutto, insomma, chiaro, ci sente. E però uno non andrebbe più via. E un giorno mi sono domandata, ma questa sensazione io l'ho già provata, e ho capito poi, pensandoci, dove si ha la stessa sensazione. Te la dico perché tu senz'altro e molti l'avranno provata, a Lourdes, davanti alla grotta di Lourdes, e uno non andrebbe più via. Guardate, questo è quello che si vive in un luogo che, ricordiamo, è stato ufficializzato al culto proprio dalla chiesa bergamasca. A proposito di chiesa bergamasca, tra un po' le parole del vescovo in un'intervista esclusiva rilasciata a Bel Tempo Si Spera. Pubblicità e poi state con noi. Che vengono qui, come diceva anche Don Marco, di giorno e di notte. Qui la cappellina non è mai sola e abbandonata, è una cappellina semplice, è una cappellina modesta, ma molto molto decorosa. E bisogna dire che qui si respira una spiritualità soprannaturale e nello stesso tempo familiare. La regina della famiglia qui non è statica, c'è una dinamicità che è assoluta. Una persona viene, come spesso vengo anch'io, viene e porta le sue difficoltà, le affida alla Madonna, offre i suoi sacrifici, le sue preghiere e poi ritorna più consolata, con più forza, più coraggio e anche speranza. Che è un po' quello che diceva Lucia in studio, si arriva qui con tante perplessità, tante difficoltà e se ne esce invece abbracciati dalla mamma. Sì, è proprio così, ed è la speranza che io sto vivendo in questi giorni, in cui prego che San Giuseppe e la Madonna intercedano presso il bambino Gesù, perché il mio pronipote Samuele, piccolo, che è in ospedale, e se non fosse stato là sarebbe stato qui con noi, veramente abbia un aiuto speciale, e di questo io sono convinta, così sarà. Tu hai una fiducia piena verso questa Madonna, e adesso il Vescovo anche, lo dicevano in studio, autorizzato al culto di Maria come regina della famiglia. Cosa ti aspetti da questo cambiamento come persona devota qui? Sì. Allora, prima di tutto ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo Beschi, che con il suo decreto ha fatto in modo che noi ci sentissimo veramente più partecipi della Chiesa. Prima eravamo un po', ci percepivamo come mosche bianche, un po' come delle monadi. Adesso invece veramente siamo a pieno titolo nella Chiesa, la Chiesa che come madre e come maestra ci aiuta e ci guida, grazie anche ai percorsi liturgici che qui
da adesso in avanti potranno essere celebrati. Vediamo che, lo dicevamo prima nel collegamento stamattina, alle 9:30 è iniziato Rosario e chissà che non si possa iniziare davvero ad avere dei percorsi per le famiglie. Anita, purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito, sì. Io ti ringrazio. Grazie a tutti voi, grazie. Noi ci rivediamo tra poco, Lucia, perché ovviamente torna Don Marco con noi per darci un saluto finale da questo posto, ma soprattutto per dirci qual è la devozione e come pregare la Madonna della Famiglia. Grazie Antonella, intanto ci abbracciamo tutti, tutti abbracciati ad Anita, perché il piccolo Samuele siamo sicuri presto guarirà. Lucia Mur, un medico, quella zona, come te, che a un certo punto incrocia questo amore per Maria, regina della famiglia. Come arriva Ghiaia di Bonata nella tua vita? Io sono stata portata a Ghiaia di Bonata da Suor Roberta, una suora delle poverelle del Beato Palazzolo. Queste suore che sono delle suore meravigliose. Io le ho conosciute per un'inchiesa sull'Ebola che ho fatto tempo. Suor Roberta era sopravvissuta all'Ebola. Verissimo. Lei aveva la certezza che sarebbe morta con le sue 6 consorelle e ha scritto una relazione, ma non una relazione storica, una relazione spirituale di come queste consorelle hanno vissuto questa sicurezza di arrivare alla morte. E io l'ho conosciuta l'anno dopo in Africa quando sono andata per l'adozione delle mie bambine. E lei mi ha fatto leggere questa relazione meravigliosa e io ho detto: Roberta, posso pubblicarla? Dice: devo chiedere il permesso alla mia superiora. Lei l'ha chiesto e poi l'ha concesso e l'ho potuta pubblicare. Ma è su Roberta che ti trascina e proprio su Roberta mi dice: sì, guarda che qui noi eravamo giovani novizi e sono successe cose grandiose, poi non abbiamo più saputo niente, perché anche su Roberta era una persona di una serenità, di un'ubbidienza. E allora io sono andata lì, ma ero stupita. Perché ero stupita? Perché io da tanti anni ho un pallino, sai, ognuno di noi ha i suoi pallini. Il mio pallino è lo studio comparato delle apparizioni mariane approvate dalla Chiesa, per cui qui succede questo perché il tempo storico è questo, qui succede questo perché... Quindi un approccio storico a quell'evento. Io che ho tantissimi libri di apparizioni, tant'è che mio marito per esempio mi prende anche un po' in giro, se vogliamo. Non deve perché Lucia Mur è in questo momento la persona che più conosce in assoluto di tutto questo. I tuoi libri hanno fatto, cioè, dico io che il giro del mondo. Non so niente, ma era un po' tradotti in tutte le lingue, tra l'altro. Battico strana sta cosa. Comunque vado per essere gentile con Suor Roberta, perché mi ha detto andiamo. E come sono andata quando lì, come ti ho raccontato, sono rimasta fulminata da questo posto. Dico: ma non è possibile che qui, cosa succede? Ho cominciato a cercare documenti, cercare e ne ho trovati tanti. E poi pian piano poi mi ha contattato una casa editrice, ma io non la conoscevo neanche, e mi ha detto: vuole scrivere un libro? Dico: no, io non, c'è gente molto più competente. Quanti sono diventati i libri adesso? Adesso sono 10. Ecco, cioè questo per capire quando qualcosa viene d'altrove. Tra l'altro l'ultimo ho una favola bellissima scritta per in italiano, in polacco e in inglese. E in inglese sulle apparizioni di Ghiaia di Bonata, presunte apparizioni. Teniamoci sempre prudenti. Ce ne andiamo un minuto in pubblicità, ma ci sono ancora storie nelle storie. Sì, perché oltre ai miracoli, avete visto tantissimi ex voto, ci sono delle storie di conversione. Una ci porta dritti a un ebreo, Leone, ultra novantenne, che Enrico Selleri ha incontrato e che anche Papa Francesco ha potuto accarezzare in volto. Pubblicità, poi state con noi. E io improvvisamente sento come una presenza davanti a me, che era Maria, però non lo sapevo allora. Ai piedi della Madonna, regina della famiglia, con Lucia Mur in studio, che ringrazio, Antonella Ventri in collegamento davanti proprio alla cappellina. Lucia, c'è una foto che vi vorrei far vedere, che ci riporta a una visita in Vaticano fatta, c'eri anche tu, 7 febbraio dello scorso anno. Eccola qui, con questo signore che tra un po' ci apprestiamo a svelare, Leone. Cosa sono stati quei 10 minuti? Guardate che 10 minuti, il Papa in preaudienza non ha il tempo di dedicarli a nessuno. E invece cosa vi siete detti?
Leone ha parlato al Papa con una semplicità, una schiettezza. Lui l'ha ascoltato e lo abbracciava continuamente, lo benediva e gli ha raccontato la sua storia di conversione a Ghiaie di Bonate il 16 di ottobre del 46, quando lui era un ragazzino di 16 anni. Era rimasto cieco all'età di 3 anni perché era caduto in una pozza dove c'era della calce viva e da allora ha vissuto la sua vita come non vedente. Ma questa immagine vi chiedo di fermarla un istante, vi prego. Perché è un guardarsi, occhi negli occhi, in questo caso possiamo dire anima dentro l'anima, un'immagine bellissima. Allora, tu in pochi secondi hai già detto tutto, conversione di un ebreo davanti a quella che sarebbe stata consacrata come la cappella della regina della famiglia. Andiamoci, il nostro Enrico Selleri ci aiuta a fare un ritratto bellissimo di Leone Beniacar. Andiamoci. Eravamo ebrei e perseguitati dalle leggi razziali nazifasciste. Io avevo ormai 10-12 anni e mi chiedevo come mai ci fossero delle letture israeliane nella messa cattolica e mi facevo tante domande che non trovavano risposta. Finita la guerra, incontrai Donato Lafranchi, incontrai questo sacerdote nel 1946, il quale mi diede delle istruzioni catechistiche dell'Antico Testamento e poi un giorno mi propose di andare a Ghiaie di Bonate dove c'era stata un'apparizione della Madonna. Con che sentimento è andato a Ghiaie di Bonate? Sentimento indifferente, assolutamente indifferente, cioè credevo soltanto nell'amicizia dei ragazzi, nell'amicizia di Don Renato, per cui non ho avuto il coraggio di dire di no. Mi sono detto tra me, al massimo farò una passeggiata. Ecco, quindi io parto con questa idea e non con l'idea che ci sia qualcuno che mi ridia la vista. Arriviamo alla cappella di Ghiaie di Bonate. Incontro la bambina veggente Adelaide Roncalli. Chiedo alla bambina se è lei che vede la Madonna, la bambina mi dice di sì, io gli pongo il mio braccio destro sulle sue spalle, la tengo vicino a me, restando sempre indifferente, mentre Don Renato e i ragazzi iniziavano a pregare il rosario. E io improvvisamente sento come una presenza davanti a me, che era Maria, però non lo sapevo allora. Contemporaneamente una luce interiore che mi chiariva la provenienza della religione cattolica. Arriviamo a casa, io con l'entusiasmo di un bambino, avevo 16 anni, però confido alla mia famiglia questa novità, al che si crea una confusione familiare tremenda. Dopo 4 anni di persecuzioni, di ostacoli familiari, riesco a trovare un sacerdote che è disposto a farmi il battesimo clandestino. La vista ormai non mi serve più, perché io ho avuto un dono più grande, che è la conversione del cuore. Enrico, grazie, grazie, grazie. Leone Beniacar sta scrivendo le sue memorie, so che ci sta ascoltando e io gli dico e gli chiedo personalmente se vorrà essere prossimamente nostro ospite. Questa è una storia che ci riporta Alfonso della Tisbonne ai piedi della Madonna della Medaglia Miracolosa qui a Roma.
Questa foto è molto eloquente, questa è l'immagine ufficiale della Madonna di Ghiaie di Bonate. Lucia, ce la spieghi? Abbiamo un minuto. Allora, questo quadro fu dipinto dal Galizzi, che è un grandissimo pittore sacro, nel 45-46 su indicazione della bambina. Una sua parente disse che una sera la bambina si presentò a casa del pittore, lei era già ospite delle suore, le suore erano abbastanza vicine alla casa del pittore, e disse: la Madonna mi ha detto di venire qui perché qui c'è uno che deve dipingere il suo quadro. E parlava solo bergamasco, era piccolina, aveva avuto 8 anni, insomma subito un anno dopo le apparizioni. Naturalmente la riportarono a casa, perché una bambina, certo, che di sera arriva. Lei ritornò tante volte, e a un certo punto questo pittore, che era molto amico del futuro Papa Buono, Angelo Roncalli, dice: cosa devo fare? Dice: ma sì, dipingila, perché non dipingi? E dipinse questo quadro. Su chiaramente indicazione della bambina. Su indicazione della bambina. E la bambina diceva: no, questo colore non va bene, no, questo colore non va bene. E alla fine venne fuori questo quadro meraviglioso, e il pittore lasciò una relazione molto bella in cui dice: io mi sono convinto, attraverso la frequentazione di questa bambina, che non può aver immaginato o inventato, perché i colori stessi che lei descrive, che sono strani, che sono chiarissimi, sono molto più chiari di questa nella verità, sono i colori invasi da una luce fortissima, e quindi restano molto molto chiari. Questo è il perché di questa immagine. Antonella, Ghiaie di Bonate, bravissima. Sì, Lucia, per un saluto finale, per darci un arrivederci in questo luogo, ma soprattutto per chiedere a Don Marco perché è importante. Qui nel frattempo Lucia è stato recitato ancora un altro rosario. Perché è importante in questo momento pregare Maria, e soprattutto come regina della famiglia? E pregare Maria sempre è bello. Tra i titoli delle litanie se ne è aggiunto uno, che è questo: Maria regina della famiglia. Io credo che oggi più che mai la famiglia sia al centro della nostra riflessione, e soprattutto al centro di un bisogno, e il bisogno di un'umanità che si ritrova dentro il contesto della famiglia. Mi viene alla mente, per dire perché pregare, il Vangelo delle nozze di Cana: fate quello che vi dirà. E io credo che Maria ci stia dicendo questo, Maria regina della famiglia, perché ci indica la strada e ci dice: fate quello che vi dirà, e che ci dice il Figlio. Ecco perché come famiglia abbiamo necessità di trovarci attorno a Lui, ascoltare Lui, ma abbiamo bisogno di una compagna di viaggio. Mi pare che questo titolo delle litanie lauretane interpreti benissimo questo Vangelo: Maria regina della famiglia. Io ti ringrazio, Don Marco, e da oggi infatti, quando pregheremo Maria regina della famiglia, avremo anche un'immagine a cui fare riferimento, ovvero questa della Madonna di Ghiaie. Ringrazio Don Marco, ringrazio Bravissima. Anita, ringrazio Elena, ringrazio tutte le persone che qui ci hanno fatto sentire davvero in famiglia. Lucia, a te. Bravissima Antonella, io ringrazio Monsignor Beschi per l'intervista che ci ha concesso. Saluto Don Marco, e penso che quando Papa Francesco dice ai preti: testimoniate il vostro amore, pensi al volto e alle parole di preti come Don Marco, che ci ha incantato stamattina. Lucia Mur, grazie. Grazie. Monica Di Loreto, a te, bellissimo pellegrinaggio. Grazie.